tutto vero. Tutto vero. Un canale colorato di rosso nero dove è tutto vero. Zero fake news, la voce sincera che c'è su YouTube. Siamo una font verificata. Già. È questa la vera ficata. Qui parliamo solamente della prima squadra di Milano. Siamo Milanello, Milanello. Hello Milan. Milanello. Scrivici quello che pensi, mettiamo un cuore ai migliori commenti. Ben ritrovati cari amici rossoneri, un saluto da Milanello, la casa del Milan su YouTube. Eccola qui, lo sfoggiamo sul petto con orgoglio. Forza Milan oggi più che mai, domani ancora di più. Vi ricordo di iscrivervi, fatelo qui numerosissimi, siamo oltre 62 Milan. Ai 100.000 iscritti, e ci arriviamo, facciamo un bel raduno, ovviamente non con 100.000 persone, ma con i presenti, chissà quanti saranno. Abbiamo tempo per organizzarlo, ma non perdiamo tempo, chi ha tempo non perda tempo, e quindi iscrivetevi qui, o qui, ragazzi, qui o qui, boh, non lo so. Lasciate il like qui sotto che è importante. Andiamo ad analizzare una situazione che secondo me è da affrontare di petto, appunto, da non sottovalutare assolutamente, anche se in apparenza potrebbe sembrare molto secondaria. In realtà in una stagione non bisogna lasciare nulla al caso, neanche questo aspetto. Avete visto in copertina Tatarusano, che è il nostro secondo portiere, e Plizzari, che attualmente è il terzo portiere, ma che potrebbe andare via a fare esperienza altrove. Gestione un po' particolare, rendimento un po' particolare quello di Plizzari, un altro ragazzo di Milanello, così come Pubega ad esempio, che noi vorremmo ovviamente veder valorizzato. Abbiamo visto in questo precampionato come secondo Tatarusano. Obiettivamente Tatarusano, voglio pesare i termini, ha lasciato un po' a desiderare, dai, mettiamola giù così. Ultima volta appunto con la rete regalata agli avversari, che non avevano manco fatto un tiro in porta, ma hanno fatto gol senza tirare in porta sostanzialmente nell'ultima partita appunto di questo precampionato contro il Panathinaikos, con una disattenzione clamorosa, di non concentrazione, che secondo me magari ci può stare nel giovane, nel portiere un po' più veterano ed esperto come Tatarusano non ci deve stare. Adesso coinvolgiamo Vito Elia, nostro preparatore dei portieri, che sentiamo sempre quando bisogna parlare di portieri. In questo caso però dico che oltre a questo elemento abbiamo anche, io credo anche rigore con Nizza, che era assolutamente parabile, lui intuisce, la palla finisce... Insomma, lì poteva fare di meglio, anche se qualcuno di voi si è arrabbiato quando ho detto che quello era un rigore parabilissimo. In generale, quando lui importa, magari in questo precampionato eravamo tranquilli perché era precampionato, ma se sono partite vere facciamo un po' più di fatica ad essere tranquilli. L'anno scorso ricordiamo che lui gioca con la Roma e prendiamo tre papine, e lui ha grandi, enormi responsabilità. Poi gioca in Europa League, in quel caso invece lui fa delle buone partite, fa anche una bella parata nel finale che salva il risultato e anche la qualificazione. Il ruolo del secondo portiere è importante, bisogna avere garanzia di affidabilità, e non è facile. Il secondo portiere potrebbe non essere mai chiamato in causa, potrebbe essere chiamato in causa solo in Coppa Italia, ma deve farsi trovare pronto quando ci sono le emergenze. Le emergenze non ti chiamano al telefono, non ti inviano una lettera di preavviso di 15 giorni. Le emergenze ce l'hai da un momento all'altro, anche nella partita stessa. Per questo, riflettendo insieme a voce alta come ci piace fare su questa community, vi chiedo e mi chiedo: è il numero 12 giusto per il Milan della prossima stagione? L'anno scorso obiettivamente Tatarusano ci ha costato 2 punti contro la Roma, con un portiere normale avremmo avuto 2 punti in più. E, ripeto, il dodicesimo, ci sono dodicesimi che vieni chiamato in causa, sei pronto, rispondi bene, altri che hanno bisogno magari un po' di rodaggio, come ha fatto di fatto l'anno scorso proprio Tatarusano. E io dico, in una stagione importante non bisogna lasciare nulla al caso, e secondo me Tatarusano non è un buon 12, perché vediamo, l'abbiamo visto l'anno scorso, lo vediamo anche in questo precampionato, non riesce a stare sul pezzo se non è il numero uno, probabilmente, ed è un suo limite, soprattutto vista l'esperienza. E io dico, abbiamo in casa un portiere giovane che vorremmo vedere più spesso,
Io avrei voluto vedere più spesso anche in questo precampionato, ma le gerarchie sono diverse. Maignan, Tatarusano e appunto Plizzari che però potrebbe andare via. La mia proposta è, però devo farlo un po' prima, perché non abbiamo fatto fare il dodicesimo a Plizzari, non l'abbiamo provato in questo precampionato con un po' più di convinzione? E se riteniamo che non sia il dodicesimo lui e deve andare via a fare esperienza, allora prendiamo un secondo. Non prendiamo un terzo perché il secondo che abbiamo non è affidabile come secondo. Con la massima simpatia e affetto. Però ripeto, il dodicesimo non è un ruolo scontato e devi saperlo fare. Non basta saper parare, devi anche saper fare il ruolo e non è così scontato, non è automatico. Ora coinvolgo il nostro Vito Elia, che è il nostro preparatore dei portieri, che ha sempre uno spunto in più, al quale andiamo a chiedere se secondo lui appunto c'è un problema numero 12 oppure no. Ripeto, secondo me dobbiamo prendere un numero 12 vero con Tatarusano che può restare ma va a fare il terzo. Ci sono tante criticità. Il primo portiere potrebbe, e intanto sto facendo tutti gli scongiuri, non sono inquadrato, potrebbe avere infortuni, potrebbe avere squalifiche, esce, fa un rigore, si becca il rosso. L'anno scorso contro la Roma non c'era il nostro ex portiere perché c'era una positività al tampone, tra l'altro una falsa positività. Ci sono tante variabili e per noi deve essere la stagione per tornare in altissimo, non accontentarci neanche del secondo posto come ambizioni. E quindi dico, non lasciamo nulla al caso, andiamo a sistemare anche questo problema che sembra molto secondario, così come il portiere è un secondo portiere, ma che secondo me è un problema che va risolto. In qualche modo, se non è Plizzari e Plizzari deve andare via, ripeto, prendiamo un secondo. Milan aveva raggiunto un accordo con Mirante, però poi aveva cambiato idea anche lì. Mirante, ricorderete, aveva fatto delle partite pessime con la Roma. Milan alla fine non aveva esercitato questo accordo. Vediamo che cosa può cambiare e se il Milan è vigile anche sul numero 12, ovviamente a cifre ridotte, minime di un milioncino, non serve andare a prendere uno da più milioni, da più valore ovviamente. Ma andiamo da Vito Elia, che è sempre molto attento, ha l'occhio critico, ha fatto anche il portiere della primavera del Milan tanti anni fa, ha fatto tutto il percorso e ha fatto il preparatore dei portieri anche con ottimi risultati. E quindi Vito, a te la linea, spiegaci dal tuo punto di vista se c'è un problema. Tatarusano sì e quindi va risolto oppure no e possiamo stare tranquilli. A te Vito, grazie, intanto vi ricordo di lasciare il like e di iscrivervi. Vito. Eccoci qua, Vito Elia, sul canale Milan Hello di Andrea Longoni, bellissimo canale. Parliamo di portieri? Parliamo di portieri. Vito Elia pensa di ho avvertito un attimino il fatto di che ci sia un'emergenza secondo portiere. C'è un'emergenza secondo portiere, non mi piace per niente Tatarusano. Non mi piace perché lo vedo molto, molto insicuro, insicuro coi piedi, insicuro tra i pali. Capisco che il ragazzo gioca poco, però il secondo portiere è importante quanto il primo, quando tu giochi per entrare in Champions l'anno prossimo e fai una Champions. Il portiere ci deve essere, perché il portiere è uno, se si fa male ci vuole l'altro, e l'altro deve essere d'esperienza anche lui. Quindi io, la mia indicazione verso Maldini, se devo indicare un portiere, prendiamo un portiere d'esperienza. Quindi Pioli e Maldini, pensateci bene, anche Dida, perché Dida poi comunque deve dire la sua anche. Non ci siamo. Su Maignan invece aspettiamo almeno 5 partite di campionato e vedremo poi quale sarà il suo destino, se è un portiere che rimarrà da noi perché si comporta bene, perché è un buon portiere, ci soddisfa. L'eredità, come ripeto, è pesante e scomoda. Quindi aspettiamo un attimino di giudicarlo. Ma Tatarusano no, secondo me NCS non ci siamo. Non ci siamo con Tatarusano. Consiglio, andate a prendere un portiere d'esperienza come secondo. Plizzari, secondo me, deve ancora andare a fare gavetta. Non posso dargli la responsabilità di una Champions. Non me la sento io. A presto su questi schermi. Ciao, ciao, ciao.